Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Come cantano sul palco, i ragazzi stanno bene, stanno benissimo, in negrita, ciao! Ciao a tutti. Godiamo di ottima salute. Ottima salute, un pezzo bellissimo. Grazie, lo pensavamo anche noi, ma la conferma ci gratifica, grazie. La conferma più importante che avete avuto in queste ore, qual è stata? Mia figlia, le è piaciuto, dato che ascolta i Maneskin, sono piaciuti anche in negrita, quindi io sono orgoglioso di essere padre di quella ragazza lì. Quindi insomma colpite tantissime generazioni, ce l'avete fatta, eh? Non è da tutti. Sono ormai, sai che esce un best e celebra i nostri 25 anni di attività, quindi in 25 anni siamo riusciti a essere trasversali ed essere ancora qua, di solito sai che io scherzo, questa volta no. Siamo una band trasversale che riesce ad acchiappare insomma dei fan a destra e a manca e quindi siamo contenti. A proposito invece di acchiappare, tra virgolette, il festival insomma ci ha impiegato un bel po' di anni, 18. Per farvi riportare 16, scusate, siamo ancora minorenni. Sono tanti però, non ci hanno voluto, ci abbiamo provato tutti gli anni, non ci hanno sbattuto la porta in faccia, sti bastardi. Ma non è vero, io so che l'anno scorso c'è stato un corteggiamento da parte di Claudio, però ancora insomma il lavoro c'è stato non un po' di petting, ma poi non abbiamo diciamo concluso. Quest'anno invece in divenire. Quest'anno sì, abbiamo detto, dato che ci avete invitato l'anno scorso, noi notoriamente, soprattutto per colpa di Drigo, siamo sempre in ritardo, possiamo venire quest'anno e siamo venuti, ma devo dire per fortuna, nel senso che l'anno scorso quando Claudio ci ha chiamato noi stavamo lavorando a un album, quindi avevamo in mente, cioè avevamo da lavorare tanto, e un tour davanti, quindi non era il caso di, sai, Sanremo ti occupa tanto spazio, tante energie. Quest'anno invece, avendo finito il tour a fine estate nel 2018 e avendo scritto durante quel tour un po' di pezzi nuovi, ci siamo trovati tra le mani un paio di pezzi molto adatti al Festival di Sanremo. Cioè sono nati in van mentre eravamo in giro per l'Italia, tra una tappa e un'altra, buttavamo giù delle idee e caso ha voluto che alcune cose fossero proprio tagliate, sembravano cucite addosso a Sanremo, già con gli archi, erano nate con un accompagnamento orchestrale. Alla fine abbiamo scritto i testi, li abbiamo portati in fondo, ci siamo resi conto che i ragazzi stanno bene, probabilmente era il pezzo più adatto per essere rappresentato a Sanremo e ce lo sentiamo veramente addosso, è come se fossimo stati a fare una gangbang con l'orchestra per 15 anni, quindi siamo contenti. Sai che è proprio un pezzo che sul palco te lo senti bene, è cucito addosso, è un pezzo che è facile da suonare, non è difficile, per noi non è una... Ma è rock and roll, è facile da suonare. Però le cose facili a volte sono quelle che ci devi stare attento perché puoi cadere nel baratro da un momento all'altro. E due parole anche sulla gestione di Claudio Baglioni, non credo che avremmo fatto questa scelta di venire così a cuor leggero, anzi con questa sicurezza, perché davvero vedere il festival dell'anno scorso e quello che siamo riusciti a vedere e a vivere fino ad oggi, veramente per chi vive facendo musica, non lo so, sento dire che è molto criticato, che questo sarà forse l'ultimo festival, ma lui ha messo al centro di tutto la musica e anche lui vivendo di musica naturalmente è visibile per noi che la considera arte, gli sta dando una dignità. Tra l'altro davvero c'è stima reciproca, il cast è stato scelto in maniera interessante, siamo tutti curiosi di vedere gli esiti e ci sono un sacco di cose interessanti. L'importante è che il festival sia bello, al di là di poi dopo... Sei diventato, ti proponi come direttore artistico del prossimo anno? No, perché questo è il festival della canzone italiana e... effettivamente ha avuto delle edizioni dimenticabili e tutti abbiamo pensato ma che schifezza. No, io sento dire che è criticato, no, io mi sento di dire che noi ci sentiamo di dire che invece magari... Allora, invece a proposito di musica, bella musica, venerdì sul palco con voi duetteranno Enrico Ruggeri e Roy Paci. Sì, cosa vuoi chiedere d'altro? Con noi un amico ormai da tanti anni, Roy Paci, ha lavorato con noi, noi abbiamo lavorato con lui. Diciamo che ogni volta che sentiamo l'esigenza di mettere dei brass, dei fiati all'interno dei nostri pezzi, ci rivolgiamo ovviamente a Roy, e quindi sarà con noi venerdì. E poi una new entry tra le amicizie, in massimo rispetto, Enrico Ruggeri. Insomma, ci siamo conosciuti un po' meglio diciamo in queste ultime settimane perché ci eravamo incontrati distrattamente nel corso degli anni
c'è stato modo di approcciarci insomma a un personaggio importante insomma della musica italiana, ma anche un uomo umanamente esemplare, nel senso molto 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 affine anche al nostro stile, e quindi vedremo cosa uscirà venerdì. Noi siamo molto felici. È una mente brillante davvero. Bene, quindi sarà un pezzo, perché alcuni aumenteranno il minutaggio, sarà un po' più lunga rispetto alla versione che abbiamo sentito oppure meno? Appena più lunga, okay. Sì. Un quarto d'ora. Un quarto d'ora, non di più. Quindi saranno felici. Allora, invece ritornando al vostro album che appunto prima citavi tu, Pau, ci sono due inediti però. Tre inediti, cioè due Sanremo. Oltre a quello di Sanremo. I ragazzi stanno bene, Adesso basta e Andalusia, che ovviamente parla di Svizzera. Di un viaggio che avete fatto in Svizzera pensando all'Andalusia. Pensando alla Spagna, ok. Allora io ringrazio davvero di cuore di essere stati con noi in Negrita. Prima di salire sul palco vi abbracciate, ci sì, siamo già sempre, abbracciati sui sempre, social. Sì, anche ieri sera, siamo riusciti anche ieri sera, nonostante il bailam che c'è nel backstage di Sanremo. Avete rischiato di abbiamo abbracciare abbiamo dato tre o quattro gomitate ai tecnici, ci siamo ricavati il nostro spazio. Grazie Negrita. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.